Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Benvenuti, anche oggi siamo al 15 di giugno e riparte la nostra trasmissione quotidiana Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Questo è quello che cerchiamo di fare, la nostra mission quotidiana. Io sono Caterina, qui con voi e qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella. Bentrovata Caterina, bentrovati. Beh, oggi parliamo di carceri e affettività e da un punto di vista particolare, padri e figli. Infatti leggo sul sito di bambinisenzasbarre.org la partita con papà 2022, campagna carceri aperte. Si calcola, pensate che in Italia siano quasi più di 100.000 i figli di genitori detenuti e chiaramente anche loro, giustamente, sono da considerare come gli altri bambini e per questo non da escludere dai giochi. E per questo durante il mese di giugno parte l'annuale campagna Carceri Aperte, organizzata dall'organizzazione Bambini Senza Sbarre in collaborazione col Ministero della Giustizia e il DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Lo scopo, come dicevamo, è quello di far accedere negli istituti carcerari le famiglie con i bambini, chiaramente dopo 2 anni, gli anni del Covid, di sospensione durante la pandemia. Senti, è molto interessante questa iniziativa, ma come la realizzano? Come la gestiscono? Fanno ludicamente, organizzando la partita con papà, quindi un momento, una giornata di incontro tra papà detenuti e i propri figli all'interno del carcere. Naturalmente è un momento di incontro più unico che raro, perché capirete bene che non sono tante le occasioni in cui questi bambini possono giocare con i propri genitori e quindi sono ricordi questi che rimangono a lungo nella loro mente, ecco, no? Si tratta di una campagna, questa, che vuole sensibilizzare sul tema dell'inclusione sociale e delle pari opportunità per tutti i bambini e ha l'obiettivo di portare in primo piano il tema, guarda caso, dei pregiudizi, di cui spesso sono vittime, quindi oltre al fatto di avere un genitore detenuto che non possono vedere, sono anche spesso vittime di pregiudizi gli oltre 100.000 bambini in Italia, che sono 2,2 milioni in Europa, che hanno papà o mamma all'interno del carcere. E ricordo, Caterina, a questo punto che avevamo anche fatto un servizio, anzi una rubrica che si chiama Padre in Pena, perché si ragionava proprio sull'affettività e sulla relazione padre-figlio. E in effetti molti di questi bambini vivono in silenzio il loro segreto del papà recluso, se ne vergognano perché hanno paura di essere stigmatizzati, esclusi. Ma quando nasce questa bella iniziativa? Beh, è abbastanza recente, nasce nel 2015 e però ha ottenuto tantissima adesione. Pensa che ha ottenuto finora l'adesione di 12 istituti di pena in Italia, 500 bambini coinvolti nell'attività e 250 papà detenuti. E si è tenuta fino al 2019, chiaramente interrotta dalla pandemia, sono state giocate quasi 68 partite e in altrettante città e carceri, da Belluno a Palermo, coinvolgendo anche in alcuni casi gli agenti di polizia penitenziaria, gli educatori e chiaramente genitori e bambini. Bambini Senza Sbarre on Loose è un'associazione che difende i diritti dei bambini ed è impegnata infatti nella cura delle relazioni familiari durante la detenzione di uno o di entrambi i genitori, nella tutela del diritto del bambino alla continuità del legame affettivo e nella sensibilizzazione della rete istituzionale della società civile. È un'attività di rete sul territorio nazionale che nasce grazie al sistema Spazio Giallo, che si tratta di un sistema che comprende tra le varie attività la creazione e la gestione all'interno delle carceri di uno spazio relazionale, chiamato giallo per l'appunto, di ascolto e di sostegno psicologico alle famiglie e in particolare famiglie con bambini. Tra l'altro anche la Carta dei diritti di genitori detenuti è stata firmata nel 2014 e rinnovata nel 2021, ha recepito l'importanza di questo progetto, quindi raccomanda che nelle carceri italiane siano presenti degli spazi dedicati ai bambini che vanno a trovare il genitore in carcere. Io mi fermo qui, raccontateci cosa ne pensate e lancio il nostro ospite della settimana. Già da ieri siamo con Joan Cruz, che ha lanciato, pensate, 30 anni fa,
questa cooperativa sociale di tipo misto A+B che si chiama Eta Beta. E io l'ho incontrato, gli ho chiesto di raccontarci questo progetto e è un progetto che ha una visione del tutto innovativa di imprenditorialità sociale. Guarda, oggi in casa nostra c'è il CDA e mi hanno passato i dati del 2020-21. Noi siamo arrivati al 60% del capitale che entra di fatturato dalla cooperativa, realizzato dal nostro proprio interno, quindi creando imprese sociali, ristorazione, vendita di prodotti, sanificazione, tutto quanto. Solo il 40% provengono dagli enti dai quali noi offriamo dei servizi alla persona, quindi assistenza su delle problematiche, importanti sulla psichiatria, assistenza per, ragazzi con delle grandi vulnerabilità, nell'ambito dell'immigrazione e anche formazione che stiamo realizzando su progetti che provengono dal carcere, no? Quindi di persone che stanno facendo la sua fase di reinserimento per creare dei progetti di formazione per dopo farli inserire all'interno del mondo del lavoro. Quindi sì, è così. Qui siamo nella vostra officina in via Scipione del Ferro, all'interno del villaggio del Fanciullo, ma c'è anche la sezione in via Battirame 11. Quindi ci sono due luoghi in cui svolgete l'attività. E che attività sono? Ce No, li ne abbiamo illustri? quattro, Caterina. Addirittura. Abbiamo quattro Wow. attività diverse. Anzi, adesso anche ne abbiamo aperto una quinta. Abbiamo il Villaggio del Fanciullo, che è la sede principale dove realizzano tutto quello che è lavoro artigiano, soprattutto basato sui ragazzi più giovani, per creare delle situazioni di quelli di abbandono scolastico, soprattutto la mattina. Noi qua la mattina abbiamo gruppi anche da 8-15 ragazzi. Pomeriggio un po' meno lavoriamo sui ritirati sociali o con dei casi un po' più problematiche di anoressie o delle difficoltà psichiche. Il spazio Vacchiarame è quello più grande, dove abbiamo diversi settori, abbiamo una falegnameria importante, abbiamo un laboratorio del ferro, poi abbiamo un laboratorio dove fai giochi per bambini, poi abbiamo un ristorante importante di più di 200 posti, poi abbiamo 4 ettari di orti. Poi abbiamo Via Fantoni, dove realizziamo tutto il tema dei catering e il tema degli oli essenziali. Un progetto innovativo nato l'anno scorso con un'azienda che si chiama Away del nostro territorio, quella che fa i profumi o la cosmetica. Poi abbiamo Villa Salus, che è un progetto nato anche l'anno scorso, che gestiamo 25 appartamenti di reinserimento di co-housing, dove c'è un ristorante siriano, un teatro e a un centro studi per fare anche co-working, quindi lavoro a distanza. Poi ultimamente, da qualche mese, abbiamo aperto uno spazio importante di 400 metri quadri dentro il CAP, che nel suo scopo è quello di vendere la verdura che è in eccedenza all'interno del CAP a un prezzo economico per le famiglie che possono entrare direttamente dentro del CAP. È un progetto che sta seguendo proprio in questo caso un ragazzo che è provenuto dal carcere, che si chiama Marwan, veniva un ragazzo marocchino, dal quale abbiamo integrato e ha fatto una formazione con noi di un anno e mezzo. Attualmente lui è il gestore di questo posto che, vi dirò la verità, sta funzionando piano piano bene, con già un fatturato importante, e soprattutto l'orgoglio è che lui è chi gestisce questo spazio qua e lo fa lui con responsabilità e anche con gran imprenditoria. E ovviamente immagino offriate anche laboratori e corsi di formazione. Quali sono i più richiesti? Di solito le persone che cosa si aspettano quando entrano in Eta Beta? Allora, noi, come ti ho detto prima, Caterina, noi non ci basiamo tanto sulla formazione ai privati, facciamo la formazione al nostro interno. Quindi, quando ci arriva una persona mandata da un servizio o da un'istituzione o da dove sia, lui prima di entrare a formare parte di uno dei nostri settori gira tutti. Fa una visione che può andare dalla falegnameria, agli orti, alla cucina, al reparto della sanificazione, al reparto del trasporto, e alla fine di questo percorso decidiamo insieme quale sarà la traiettoria che lui intraprenderà. Quando decide qual è la traiettoria, prendiamo un percorso di formazione.
Ah, mi dimenticavo, abbiamo anche la parte di muratura e di restauro, di manutenzione di immobili. Quindi anche in questo le persone che provengono dai servizi sperimentano per un periodo che può durare qualche mese uno di questi settori. Se le partite funzionano, noi cominciamo a fare un percorso di tirocinio formativo e integrazione. Alla fine di un percorso di formazione di questo genere, di integrazione, può arrivare l'assunzione. L'assunzione dura nei suoi primi 2 anni come lavoratore della cooperativa, al terzo anno automaticamente diventa socio della cooperativa Etaveta. Attualmente noi abbiamo 35 soci e 54 lavoratori indipendenti. Eccoci di nuovo qui dopo aver ascoltato Joan Cruz della cooperativa sociale Tabeta. Oggi andiamo nel continente africano con Luca Attanasio, giornalista e scrittore, con il suo articolo pubblicato sul Domani. Tra l'altro Luca l'abbiamo incontrato e ci ha regalato un'interessantissima intervista che poi manderemo in onda prossimamente. Che questa convention di unità possa durare 1.000 anni. Con questo augurio l'imperatore di Etiopia, Haile Selassie, chiuse ad Addis Abeba una conferenza storica, la conferenza nella quale 30 leader degli allora 32 stati africani indipendenti firmarono la carta costitutiva che diede ufficialmente l'avvio all'organizzazione dell'unità africana OUA. Era il 25 maggio del 1963. Da allora quel giorno si celebra appunto l'Africa Day, una festa che ricorda ed esalta il processo di decolonizzazione continentale. Nel frattempo l'OUA nel 2002 diviene Unione Africana e comprende 55 stati, tra i quali anche la Repubblica Araba Sahrawi, riconosciuta dall'Unione ma non dalla maggior parte del mondo, e quindi insomma si è particolarmente allargata. Quindi, dicevi giustamente, dal 63 è iniziato questo fenomeno di decolonizzazione, che giustamente continua anche oggi, e mi viene in mente a questo proposito la scrittrice Hijab Ashego, che ne ha parlato anche nei suoi libri. Sì, infatti la Shego ne ha parlato spesso ed è un suo, diciamo, cavallo di battaglia. Dall'epoca della grande colonizzazione l'Africa ha fatto enormi cambiamenti e si presenta ora con un nuovo volto. Anzi, in realtà noi parliamo di Afriche e parliamo quindi di tanti volti diversi che meritano sicuramente nuovi approcci e attenzione. La retorica del continente povero e sottosviluppato è ormai un po' una ripetizione stanca e misera di approfondimento. E con questo non vogliamo dire che in Africa non ci siano problemi, ovviamente non vogliamo, diciamo, trasmettere una versione edulcorata del continente. Intanto, tra l'altro, dire che l'Africa è povera è sbagliatissimo, perché sappiamo che il continente nero, tra virgolette, è infinitamente ricco di tutto. E le stime più recenti ci dicono che accoglie nel suo interno il 65% delle riserve di materie prime globali, e stiamo parlando di petrolio, oro, diamanti, cobalto, rame. Più nello specifico, circa metà dell'oro del mondo e un terzo di tutti i minerali sono in Africa. Nel continente ci sono milioni di ettari di terreni coltivabili, ovviamente escludendo le foreste, e quindi un potenziale enorme che potrebbe essere sfruttato. Oggi solo il 25% è coltivato e il 5% irrigato. Tra l'altro, la sua popolazione ha un'età media di meno di 20 anni. È un baby booming che sta innescando una crescita economica seconda solo a quella del sud-est asiatico per il momento. Quindi un paese con tante ricchezze al suo interno, penso anche al settore dell'industria cinematografica che è in espansione, giusto? Sì, Caterina, hai proprio ragione. Si dovrebbe infatti anche parlare del patrimonio e dell'indotto artistico-culturale dell'Africa. Uno degli esempi più lampanti ci viene appunto, come dicevamo, dall'industria cinematografica nigeriana, Nollywood, che già nel 2006 registrava una produzione superiore a Hollywood negli Stati Uniti e seconda solo a Bollywood in India. Il box office dello scorso anno ha incassato, pensa, quasi 5 miliardi di dollari, un aumento di quasi il 130% rispetto al 2020 e ad oggi contribuisce al 2,3% del PIL interno della Nigeria e sta creando un po' un effetto domino anche negli altri paesi del continente.
Come dicevo prima, non si vuole in questa sede dare un'immagine un po', diciamo, a problematica e irenica dell'Africa, che resta comunque il continente con il numero maggiore di conflitti, ce ne sono 31, di dittature, e in cui il numero ancora alto di individui che vive sotto la soglia di povertà è veramente cospicuo, e dove le emergenze climatiche e umanitarie sono diffuse. Quello che si vuole tentare di affermare è che invece l'Africa non è solo questo, e che restare ancorati a questa visione, a questa vecchia narrativa, figlia di un pensiero unico colonialista, è sicuramente fuorviante. Però mi fermo qui per passare alla seconda parte dell'intervista a Cosima Buccoliero e al libro che ha scritto insieme a Serena Uccello, la giornalista e scrittrice del Sole 24 Ore. Il libro di cui abbiamo sentito la prima parte è Senza sbarre, storie di un carcere aperto. E ricordiamo che Cosima Buccoliero è stata condirettrice, vice direttrice, direttrice a Milano del carcere modello di Bollate, direttrice di opera e poi anche del minorile Beccaria e oggi reggente del circondariale Lo Russo e Cotugno a Torino. Nella puntata di ieri Cosima Buccoliero ha spiegato come mai nasce questo libro, da quale esigenza, ha parlato del senso del tempo, dello spazio in carcere, del sovraffollamento, un problema veramente importantissimo. Ascoltiamo di che cosa parla oggi e vi preannuncio che la terza puntata dell'intervista andrà in onda il 22 giugno. Ascoltiamo che cosa ci dice. Sono molto contenta di sentire da lei che in carcere ci lavora queste parole perché attraverso il nostro piccolo programma cerchiamo di fare appunto da ponte tra carcere e città, proprio perché il carcere, lo diciamo sempre, non è un luogo fuori da noi, è un luogo che è dentro le nostre città e non deve essere marginalizzato. Certo, c'è quella parte che forse molte persone non vogliono vedere, però esiste ed è giusto che ci prendiamo carico anche di quello. Senta, proprio per parlare, diciamo, tra l'altro se, l'ho sempre letto nel libro, del suo approccio umano al carcere, ho letto che il carcere è l'insieme di mille solitudini che devono convivere, che devono provare ad amalgamarsi. La solitudine dei detenuti è la più evidente, ma poi c'è anche la solitudine del personale di polizia penitenziaria, degli operatori, del personale amministrativo, del vice direttore, del direttore. È una condizione quasi inevitabile, il dolore isola, la responsabilità isola. Ecco, è molto bello che le dica queste cose perché effettivamente, soprattutto diciamo nell'immaginario collettivo esterno, sembra che sia un mondo dove le cose funzionino comunque, che chi ci lavora non sia invece sottoposto un po' alla stessa dimensione delle persone ristrette. Sì, effettivamente il sentimento di solitudine è trasversale, nel senso che certamente le persone detenute sono sole e quindi anche vivendo in una situazione come questa di sovraffollamento, di promiscuità, in realtà sono profondamente sole perché poi insomma, ognuno di loro ha un proprio universo e deve fare molto spesso i conti, insomma, con la solitudine anche dell'esterno, no? Con il fatto di non avere molto spesso nessuno neanche all'esterno. Però c'è una grande solitudine o paura della solitudine anche tra gli operatori, perché per questo invece è molto importante il fatto di sentire che invece bisogna lavorare in gruppo e quindi condividere insieme questo lavoro, ma come lavoro di gruppo, perché soltanto nell'ambito del gruppo, nel contesto di gruppo, si può perdere questa paura della solitudine, che è paura anche della responsabilità di rimanere poi l'unico responsabile, no? Se noi pensiamo per esempio al poliziotto della sezione, che spesso è da solo, anche con 100, certe volte anche con 150 persone detenute, capite quanto può essere difficile per lui e accettare anche la paura, insomma, che poi accada qualcosa e che venga chiamato per una situazione che ha dell'impossibile, no? Perché è impossibile che una persona possa controllare in maniera capillare 100-150 persone. Quindi è ovvio che è evidente che, insomma, anche
tutti gli operatori, tutte le persone che lavorano si devono sentire parte di un gruppo e si devono sentire sostenuti anche dalla direzione, dal comando, insomma dalle persone che sono dal personale che è al di sopra di loro, ecco, perché altrimenti veramente rischiamo di fare peggio, insomma, veramente intanto di non capire il lavoro che facciamo, di non comprenderlo al pieno, ma anche di lasciarci trasportare da questo senso di solitudine e anche dalla paura della responsabilità, ma non nel senso di responsabilità per il lavoro che facciamo, ma dalla responsabilità, cioè dall'idea appunto di rimanere poi gli unici responsabili delle cose che possono accadere. E in carcere purtroppo le cose possono accadere, perché quando ci sono tante persone davvero è molto facile, no? Che possano succedere anche delle cose, insomma, gravi. Ecco. Sì, è così. Passo a una tematica un po' più leggera. Parliamo di cibo, perché sempre nel libro Senza sbarre, storie di un carcere aperto, la socialità a tavola è percepita come un luogo intimo, questo è scritto nel libro. Cucinare per sé e per gli altri è una memoria affettiva che si porta dietro l'identità e il passato, e allora farlo richiede una scelta. Qui faccio una precisazione: questa è una necessità ribadita anche dalla Corte Costituzionale, che nel 2018 ha fatto cadere il divieto di cuocere i cibi in carcere per i condannati del 41 bis, perché prima invece appunto potevano fare soltanto, diciamo, i detenuti ordinari. E ci parla del valore del cibo in carcere? Ma il cibo, attraverso il cibo passano tante, tante cose, no? Tante emozioni, tanti ricordi, insomma, tanti sentimenti. Ecco, quindi il cibo è soltanto un qualcosa che ci consente non soltanto di stare in compagnia, ma anche di ricordare la vita precedente, anche di assaporare un po' nel sapore appunto del cibo, di quello che si mangia, di assaporare un po' la vita passata, la vita che è stata vissuta, e anche il desiderio, insomma, di secondo me anche il desiderio di avere un futuro. Ecco, il cibo è anche la speranza, no? Cioè attraverso lo stare a tavola e anche preparare per le persone che ti sono vicino, c'è anche un voler non soccombere ad una situazione che magari può essere anche molto grave, molto triste, insomma, è anche il desiderio un po' di riscattarsi e di pensare, insomma, di avere un futuro, ecco, anche la speranza per il futuro. Senta, per una persona che entra in carcere, qual è il momento peggiore? Ma sicuramente l'ingresso, io l'ho già detto anche nel libro, lo ripeto, lo confermo, insomma, che l'ingresso in carcere è sicuramente uno dei momenti più terribili. Poi ce ne sono altri, perché pensiamo per esempio alla condanna, no? Laddove intervenga, insomma, sicuramente ci sono degli altri momenti difficili, però il momento dell'ingresso è il momento più sconfortante, è il momento in cui è più facile lasciarsi andare allo sconforto, alla depressione, alla mancanza di speranza e anche alla destabilizzazione, perché credo che sia proprio il fatto di non capire dove ci si trova. Ecco, ci sono delle persone che per tanto tempo non riescono, si vede, insomma, che sono molto destabilizzati e non riescono a prendere confidenza, diciamo così, con l'ambiente che li circonda. E altri invece che, insomma, dopo un po' hanno magari delle altre risorse, riescono invece ad essere anche più ottimisti, o comunque, insomma, a pensare in positivo. Però sicuramente il primo momento è il momento più difficile, in cui si chiede alla persona di abbandonare la vita precedente, no? Ci sono delle persone che io ho conosciuto che si lamentavano il primo e il secondo giorno del fatto di non poter più attendere a quelle occupazioni, no? C'era una volta una persona che era stata arrestata che mi diceva: ma io lavoro, sono consulente del lavoro, devo fare le buste paghe, no? Chi farà le buste paghe per le aziende? Quasi proprio a non rendersi conto del fatto che da quel momento in poi, insomma, la sua vita, o almeno per quel periodo, insomma, la vita fosse che avevano anche problemi più gravi rispetto a quello di non riuscire a fare le buste paghe, insomma. Certo. Senta, io terminerei questa intervista chiedendole
Che cosa direbbe alle persone ristrette, visto che ha tutta questa esperienza alle spalle di anche varie carceri, perché insomma non è stata solo a Bollate, come abbiamo detto, e se dovesse rivolgersi a loro, che cosa direbbe? Ma io quello che insomma che spero che le persone detenute siano le persone ristrette abbiano fiducia e abbiano speranza. Ecco, noi ognuno di noi operatori, insomma, desideriamo comunque accompagnare le persone e anche fare in modo che loro possano riacquistare progressivamente degli spazi di libertà e quindi che possano in qualche modo anche percorrere questo periodo, insomma, che devono trascorrere in carcere nel miglior tempo possibile, nel miglior modo possibile. Io capisco che sia molto estremamente difficile fare un appello di questo tipo alle persone detenute perché, ripeto, insomma, ci sono delle situazioni strutturali e logistiche e organizzative che veramente rendono difficile, no, poi i percorsi delle persone. E però credo che insomma bisogna trovare un punto di incontro, ecco, cioè bisogna trovare un punto tra noi che operatori e le persone detenute, tale per cui si riesca a fare questo cammino insieme. Certo, e infatti per par condicio adesso le chiederò che cosa direbbe agli operatori. E agli operatori direi di avere fiducia nelle persone. Quindi avere fiducia nelle persone detenute, avere fiducia anche nell'istituzione e amare questo lavoro, perché è un lavoro che davvero può dare tante soddisfazioni, grandi soddisfazioni. Quindi io credo che quello che non dobbiamo perdere è l'entusiasmo, ecco, di fare e riuscire anche a creare dei rapporti veri, insomma, dei limiti del possibile con le persone che ci stanno di fronte. Benissimo, grazie per essere stata con noi, speriamo di ritrovarla ancora in altre occasioni e un saluto a tutti e a presto, ciao! E anche oggi, dopo aver ascoltato l'intervista a Cosima Buccoliero, l'invito è sempre quello di scriverci redazioneliberidentro@gmail.com. Anche il nostro tempo oggi finisce qui, ma ci rivediamo domani, quindi vi salutiamo, io che sono Caterina, Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Bota e il nostro Paolo Aleotti. Ci rivediamo domani, grazie!